Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi devo mostrare assolutamente tutti i regali che ho avuto per il mio compleanno. Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziarvi perché veramente mi avete lasciato un sacco di auguri e veramente vi ringrazio tantissimo. È stato veramente un compleanno speciale, sia ovviamente per la gravidanza, perché comunque ho avuto doppi auguri da tutti, e sia perché veramente è stato bello. Vi ho sentiti proprio vicini, mi avete fatto un sacco di auguri, ho ricevuto tantissimi fiori, tantissimi biglietti, tantissimi messaggi, tantissimi commenti da voi, quindi veramente grazie mille. E poi la cosa più bella, vabbè, il regalo più bello per me sta qua dentro, ve lo faccio vedere alla fine perché è davvero speciale. Però dicevo, a parte i regali, è stato bello proprio perché ho passato proprio la giornata con tutte le persone che mi vogliono bene, con la famiglia, con gli amici, anche con voi comunque virtualmente, quindi è stato comunque bellissimo per me sentire l'affetto delle persone più che regali materiali. Ecco, questa è la cosa importante. Però anche i regali sono belli perché ognuno comunque racchiude in sé un significato, quindi è molto bella questa cosa. Uno dei regali che ho apprezzato di più, anche se comunque davvero sono tutti belli, perché non so, anche una scatola vuota, una busta vuota, non so voi, però a me veramente mi fa tanto piacere sapere che quella persona ha pensato a me. Però questo regalo veramente mi ha colpito tantissimo perché era una cosa che ci tenevo tanto, ovviamente a parte la scatola proprio carinissima, troppo bella, che ovviamente conserverò e metterò, adesso decido cosa metterci dentro perché è troppo carina. Lo apri e trovi praticamente tutte stelle, dici: oh mio Dio, cosa ci sarà qui dentro? Cosa sono queste stelle? Quindi poi, vedendo più sotto, trovi due biglietti, adesso li faccio vedere, comunque sono due biglietti per il concerto di Alessandra Amoroso, quindi per me e per Dario, che io ci tenevo tantissimo, e appunto questa mia amica ce l'ha regalati sapendo che io ci tenevo veramente tanto, e sono anche sold out dappertutto, quindi è un regalo proprio apprezzatissimo. E sarà il 6 maggio appunto al Palapartenope a Napoli, non vedo l'ora, veramente è un regalo bellissimo perché io adoro Alessandra Amoroso e quindi sono felicissima di poterci andare. Che bello, grazie. Prendo adesso in modo un po' casuale, ovviamente sono tutti belli i regali, vi ripeto. Ho avuto, allora, questa praticamente è troppo carina, è la camicina della fortuna che indosserà. Ho avuto regali un po' per me, un po' per il bimbo, un po' mischiati. Questa qua è la camicina che si dovrà, vabbè, non la apro comunque, insomma la vorrei aprire per farvela vedere, però non ci riesco, non vorrei fare danni. Allora, praticamente è piccolissima ed è troppo carina, della camicina che va indossata alla nascita, quella di, vedete questo, Buona Fortuna, che mi ha regalata una persona comunque di famiglia molto molto cara, quindi ci tengo tantissimo. E poi, qui cosa c'è? Qui c'è un pigiama, ci dovrebbe essere un pigiama, che fanno sempre comodo, molto molto carino. Ho avuto regalato un altro pigiama, devo dire che il pigiama è stato un tema ricorrente, ma molto carino. Questo è di The Zenis, ah, super instagrammabile, carino, adoro. Questo lo userò nella mia vacanza che faremo, ormai ve l'ho svelato, lo sapete, a Formentera, già prenotata, quindi a giugno andremo. E metterò questo pigiama, è troppo carino, con tutti i gelati, è di The Zenis, ve l'ho detto, ed è anche molto largo e comodo, quindi sicuramente mi andrà bene anche col pancione. Anche la canotta è molto molto carina e comoda, vedete? È adorabile con tutti questi gelatini, quindi veramente l'ho adorato da subito. Ragazze, un altro regalo stupendo che veramente mi è piaciuto tantissimo, ma proprio tanto. Anzi, faccio vedere prima questo qua, questo bigliettino, ci tengo tanto, anche ai disegni, ai pensierini. Questo è un disegno che mi ha fatto una mia nipotina acquisita, che è troppo bello. Buon compleanno. E ha disegnato: Marcella, ti voglio bene, Marta, adorabile, è troppo carino, adoro. E quindi vabbè, me lo voglio mettere, sì, anche perché se è tutto già sgualcito lo voglio un po' spiegare. E poi qua dentro questo sacchetto, vi faccio vedere, yes, c'era questa borsa che è bellissima, e devo dire che non so come ha fatto questa mia amica a leggermi il pensiero, ma io la volevo troppo questa borsa perché è rosa e mi mancava una borsa di questo colore, è rosa pastello, e poi piace anche il modello con la catena, però c'ha il manico qua che
comodo ed è veramente, veramente, vi dico, super carina, mi piace un sacco. C'ha l'apertura da entrambi i lati, vedete? Allora si apre sia qua che davanti ed è anche molto molto capiente, anche se piccolina. Non so se riuscite a vedere, è bellissima. Adoro veramente, non sapete io quanto sono impazzita quando l'ho vista, perché mi serviva una borsa di questo colore rosa, quindi poi ve la mostrerò nei miei vari outfit su Instagram. Un'altra mia amica invece mi ha fatto una cosa troppo troppo utile, che a me si era rotta, ed è la mitica la grattugia elettrica. Adoro, ragazzi, questa è una cosa che mi serviva tantissimo, perché io e Dario adoriamo la pasta col parmigiano, quindi ci serviva proprio, grazie. Un altro regalo troppo troppo carino, messo in questa busta altrettanto carina, me l'ha fatto, questa qua me l'ha fatto mia cognata, il mio nipotino Matteo, che è troppo carino, guardate, c'è praticamente un quadretto e sopra c'è scritto l'influencer, YouTube, Facebook, Instagram, shop online, e ci sono io e Pupi col computer. Adoro, è bellissimo, poi la cosa carina, non so se riuscite a vedere, ma è Pupi, cioè che è proprio identica, cioè è proprio lei. Che dico, comunque mi hanno fatto squagliare, come si dice a Napoli quando me l'hanno dato, perché è troppo troppo dolce. Ed è veramente, a me questi regali fatti così mi piacciono troppo, perché veramente ti fanno capire una persona quanto ci tiene a te. Hanno altri regali, questi sono i regali del mio amore che mi ha regalato anche una giornata alla spa che già è finita perché ci siamo andati ieri, e quindi praticamente abbiamo passato questa giornata bellissima, il regalo più bello è stato, super rilassante alla spa, siamo stati solo lui, siamo fatti fare il massaggio, adoro, e lui sa che io amo queste cose, quindi top. Però anche a quello, perché lui ha voluto esagerare, a parte organizzarmi una festa stupenda, a parte farmi i fiori, farmi tante cose bellissime, la torta che anche era buonissima, ho postato la foto su Instagram, tutto fatto da lui, e poi mi ha fatto anche comunque dei regali materiali, perché vi dico che lui vuole sempre esagerare, però veramente non c'era bisogno, però sono belli apprezzati, e mi ha fatto un altro pigiama. Però è bellissimo, sono tutti belli questi pigiami che ho avuto, questo è molto molto carino, non sembra neanche un pigiama di questa marca Keywear, non conoscevo, devo dire la verità, molto carino e fine. Questo è rosa con i merlettini e poi anche il pantalone molto molto carino di questa fantasia così, e sotto c'è anche questi merlettini, è bellissimo, quindi veramente, anche perché mi vogliono tenere tutti in casa perché mi hanno regalato tutti dei pigiami, no, però sono utili anche per stare in casa, sapendo che io lavoro tantissimo da casa, ovviamente ci stanno. E poi sempre il mio amore mi ha regalato anche una fantastica borsa, perché io amo le borse e i pigiami. Sì, però è vero, mi ha regalato questa borsa di Versace che è troppo troppo bella. E anche questa qua l'ho adorata appena l'ho vista, perché praticamente è tipo un bianco sporco con gli inserti dorati che sono bellissimi, e anche questa c'ha la catena con il manico, vedete qua, quindi è comoda. Penso questa cosa di averla detta a tutti, quindi adesso me l'hanno regalate tutte così, ed è bellissima secondo me, anche sia con i jeans sia elegante da sera, una pochette piccola però carina. Devo dire che queste due borse, infatti loro poi, fratello, dicevano più bella la mia, non vi offendete, sono belle entrambe, perché veramente mi servivano anche se tantissime borse, però mi servivano di questi due colori perché sono super estive e bellissime, quindi grazie. Un altro regalo troppo troppo carino che mi ha fatto molto contenta è questo qua. Questo qua si chiama Koala, che Koala Baby Care, e praticamente altro non è che un cuscino, adesso lo tiro fuori e ve lo faccio vedere. Praticamente è un cuscino che viene utilizzato sia dalla mamma che dal bimbo, è troppo bella questa cosa, quindi lo potrò già utilizzare io già adesso. Vedete, c'è anche la spiegazione qui, fa vedere tutti i modi in cui viene utilizzato, sia dalla mamma per la schiena, per il pancione, e sia ci si può mettere poi il bimbo sul letto, comunque metterci insieme, comunque una cosa troppo troppo bella, carina, quindi veramente mi ha fatto troppo troppo contenta, e stasera già lo proverò perché voglio vedere anche io di utilizzarlo. Se questo qua è un altro regalo, questo è un altro regalo che è più un autoregalo perché l'abbiamo comprato io e Dario insieme,
e mi è piaciuto un sacco. Adesso vi faccio vedere, sono le scarpe, queste qua. Allora, vi dovevo fare il video haul, però adesso vi farò vedere adesso queste cose perché me le avete richiestissime, però vi farò anche caso un video haul in cui farò vedere poi tutti i vestiti che ho comprato. Vi volevo far vedere le scarpe perché sono bellissime, vi avevo chiesto su Instagram se prendere le classiche o le alte. Alla fine ho preso le alte perché sono comodissime, le ho indossate, quindi ho deciso di prendere queste qua. Sono molto molto carine, sono quelle nuove, sono un po' più alte e sono carine, secondo me, da mettere anche sotto i vestitini, dato che comunque voglio stare comoda, non penso indosserò tacchi, cioè anche perché ho un terrore di cadere, perché io cado sempre, quindi penso che lo sfrutterò molto anche sotto i vestitini. E poi ho preso, sempre da Aulab, oltre alle scarpe, anche la maglietta di Barbie, che adoro, non potevo non prenderla. Ho preso una M, cioè ho preso sempre XSS, adesso ho preso una M perché sono una amistà con la pancia, ed è bellissima di Barbie, troppo troppo carina, adoro. E dei calzini della Nike. Poi, allora, vi faccio vedere finalmente qua dentro cosa c'è in questa bellissima scatola. Adoro, è bellissima questa scatola. Allora, io mi sono emozionata quando l'ho visto, vi faccio vedere cosa c'è qui dentro, guardate. Cosa c'è? C'è una tutina, prima tutina, guardate che bella, da marinaretto, adoro. Troppo carina, però non la vedo grande, cioè, questa è per i primi mesi, da 0 a 12 mesi, però non la vedo grande, però comunque è troppo carina. Cioè, bellissima, c'ha queste stelline qua troppo belle e appunto c'ha anche il fiocchetto, è troppo bellina. E porta sopra il cappellino, ma che bella, guardate che carina, troppo bellino. E poi porta il bavaglino, c'è tutto il bavaglino, poi c'è questo qua che è tipo un lenzuolino. Sono vari lenzuolini che devo capire. Questo è tipo il lenzuolino di un bracciolo. Questo è un altro, una piccola federina, piccolina, piccolissima. E un altro lenzuolino, troppo carino. Comunque, adesso dobbiamo lavarli e sistemarli bene. Però sono troppo belli, che emozione, ragazzi. Se questo è il completino, guardate com'è bello, è bellissimo. Ci va tanto bene anche con le collane, le mie nuove collane mamma bimbo, vedete, questa è la collana e questo è il bracciale con inciso sopra ma boy, vedete, ecco qua, adoro, che gliele metterò soprattutto il bracciale al braccino, sono bellissime, troppo bello questo completino da marinaretto. Veniamo agli autoregali che mi sono fatta io da Carlita Shop. Mi sono presa un po' di cose che tra l'altro sono delle novità, quindi vi voglio anche mostrare. Sono tutte novità e sono prodotti ottimi contro le smaiature e la cellulite, quindi wow. Allora, la nuova crema varicose per le vene varicose 90-60-90, praticamente questa linea che trovate su Carlita Shop, che comprende due creme e un fango anticellulite, si è arricchita da una crema contro le vene varicose, quindi rassodante, che lì elimina le vene varicose, i capillari al mirtillo, ottima, wow. Poi c'è anche un peeling acido, cioè praticamente serve per esfoliare ed eliminare le cicatrici e le smagliature dal corpo, è ottimo ragazzi, questo qua è un prodotto fenomenale. E poi c'è il Cryo Gel, quindi il gel che serve defaticante, quindi controlla il gonfiore sulle gambe, la ritenzione, questo lo userò tantissimo perché è proprio indicato per le donne anche in gravidanza, contiene mentolo, eucalipto, menta e serve proprio per lavanda, anche arnica, per eliminare, sapete, le gambe gonfie, la ritenzione, magari fate un bel massaggio la sera, è ottimo da questo punto di vista appunto perché sgonfia tantissimo le gambe ed è veramente veramente favoloso anche contro la ritenzione, gambe gonfie, per snellirle, adoro. Poi c'è anche l'olio, questo veramente lo aspettavo come il pane, questo è l'olio contro le smagliature,
90-60-90, proprio olio specifico contro le smagliature, che contiene un mix di olio, ovviamente top mandorle dolci, che sapete che è uno dei migliori, però arricchito da anche altri estratti di oli, estratti vegetali naturali, estratto di camomilla, di malva, comunque ottimo questo qua per cosce, glutei, addome e seno, quindi per eliminare le smagliature. E anche il peeling, quello che vi ho fatto vedere, serve quello tantissimo per eliminare le smagliature anche vecchie, e serve anche per prevenirle, quindi questo ve lo consiglio se siete in gravidanza o comunque anche se state facendo una dieta. Comunque sempre conviene sempre utilizzare prodotti anti smagliature, proprio per prevenire. Infatti io non ho quasi smagliature, o pochissime, appunto perché ho sempre utilizzato questi prodotti. Questo è ottimo ed è una novità, quindi ve lo straconsiglio. Ah, e questi prodotti sono anche scontati in super offerta a meno 30% su caritashop.com, quindi approfittate che sono gli ultimi giorni di sconto lancio. Ho presa anche queste altre due novità che sono ottime contro la cellulite. Questo qua invece è la linea della saponaria, di cui abbiamo anche l'olio fitocell anticellulite, abbiamo vari prodotti anticellulite, e si è arricchita la linea da questi due prodotti: uno, un integratore contro la cellulite, e un'altra, la crema forte anticellulite. Anche questi qua, appunto, è un'offerta lancio perché sono delle novità. La crema è ottima proprio contro gli inestetismi della cellulite, crema forte fitocell con centella asiatica, mirtillo, vite rossa, è veramente favolosa per eliminare la cellulite. E questo qua invece è un integratore con ananas, centella, mirtillo, questo contiene anche la bromelina, che è ottima proprio per bruciare i grassi, eliminare la cellulite, è favolosa. Questo integratore ve lo straconsiglio appunto per eliminare la cellulite, cioè utilizzate tutti e due i prodotti, uno dall'interno, uno dall'esterno, vi riparate benissimo. Io ho tantissima cellulite in questo periodo, ragazzi, quindi mi devo dar da fare con questi prodotti, li devo usare con costanza. Sono presa anche questo qua appunto perché la partenza si avvicina. Questo che è il set da viaggio travel kit, li abbiamo inseriti su caritashop.com, li vendiamo singoli questi qua, e poi diamo la pochettina in regalo, ed è bellissimo perché ci sono shampoo, balsamo, c'è tutto, appunto la crema, c'è tutto in mini size, costano pochissimi e sono ottimi appunto per viaggi, perché li potete portare e non vanno benissimo anche nel bagaglio a mano, anche in aereo. Quindi ragazze, questi erano tutti i miei regali, vi dico che sono stata felicissima, è stato un compleanno veramente veramente magico. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche un video haul, vi voglio mostrare un po' di vestiti che ho comprato, sia per mia mamma che non, quindi sicuramente può essere utile a tutte le ragazze. Ho preso un sacco di vestitini perché io adoro in primavera e estate i vestitini, quindi non vedo l'ora di farvelo. Vi mando un bacio grande, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tanti tanti like anche per la tutina, la prima tutina, non siete contenti di aver condiviso questo momento con me? È una cosa veramente bellissima e super magica. Vi mando tanti baci, ancora grazie per gli auguri, ciao!